Ciao ragazzi, è Petro sul mio canale. Allora, tornati su Minecraft, come avevo promesso nell'ultimo video che ho fatto. Stessa volta faccio questo video, ragazzi. Non ho messo neanche la fotocamera perché mi si vede mezza faccia, non ho ancora risolto questo problema. Mi sa che se la metterò mi si vedrà ogni volta mezza faccia. Quindi la posso anche mettere, ma resteremo con mezza faccia. Allora, tornati su Minecraft, come vi dicevo. E oggi vi farò vedere, diciamo, questo colosso. Vabbè, colosso. Manco tanto colosso, però. Che cos'è? Non lo so, ditemelo voi nello scherzo, ragazzi. Dovrebbe essere un robot all'ossigeno degli occhi e qui c'è la spada. Magari per equipaggiarla, in caso il robot vi si rompa, oppure mettetela come simbolo. Allora, questo robot vi faccio vedere prima come funziona e poi come si fa. Allora, per funzionare... Allora, vi do subito questo consiglio, anche se poi ve lo ritiro per sicurezza. Comunque, vi do subito questo consiglio. Quando andremo a mettere la redstone per farlo partire, aspetta 30 secondi, cioè 1, 2 e subito l'altro. Cioè, ora io sbaglio. Va bene. Fantastico. Allora, guardate comunque, questo qui sta andando solo. Vedete, va avanti e spara palle di fuoco. Voi naturalmente ci potrete mettere qualsiasi cosa, come frecce, di qualsiasi tipo. Insomma, qualsiasi cosa spara in dispensa. Però sta andando soltanto una gamba, cioè. È appunto a questo che serve quello che vi stavo per dire. Vedete, adesso c'è una gamba sola è andata. Il resto è rimasto fermo. Va bene, ragazzi, adesso lo facciamo e ve lo facciamo anche rivedere. Allora, prima di tutto, smeraldo. Ora questo è un survival un po' complicato perché, cioè, giustamente come si fa a trovare lo smeraldo nella survival è un po' complicato, però. Comunque, ragazzi, non mi servirà lo smeraldo. 1, 2, 3, 4. Qualsiasi blocco penso vada bene. Poi serve la gelatina e gli fate le gambe. Quindi, due piedi. Ho rotto per terra, vabbè. Quattro blocchi qua e quattro blocchi là. Pistole normale. Ai lati. Uno di qua. Ai lati sopra, in alto. Delle gambe. Riprendiamo slime. E lo mettiamo ai lati. Cioè, ai lati. Sopra i pistoli. Ho sbagliato, ragazzi. Pistole appiccicoso. E vabbè, ho sbagliato. Però ho messo così soltanto. Di sotto. Poi, blocco di slime, di nuovo, faccio 1, 2, 1, là, poi un altro di qua. Blocco osservatore, scusate per i rumori, un altro di qua. No, scusate, questo non ci va, eh. Cioè, sotto sopra, ragazzi, blocco l'osservatore così. Vi sto dicendo, sto facendo un po' di confusione qua. Ok. Una volta fatto questo, come avete visto quando ci siamo passati, il coso, cioè tipo spinto, si è attivato. Poi dovrete distruggere i blocchi sopra. Perché non so se poi si noterà, però i piedi si staccheranno e poi quando li romperete si... riuniranno se si può dire si riuniranno i piedi. Ok, spero di essere abbastanza specifico mentre spiego. Poi andiamo a farci delle braccine piccole, uno al lato sempre con lo slime e uno qua, ci andiamo al lato, uno al lato qua e rifacciamo così stessa cosa. Blocco osservatore sopra il braccetto, dopodiché ci andiamo a rimettere il dispenser sopra a questi qua. Andiamo a prendere lo slime e sotto, e qua facciamo 1 e 2. 1 e 2. Blocco osservatore e lo mettiamo in questo modo, cioè vuol dire così, solo sotto. Ci giriamo dietro e andiamo a fare le chiappe. Secondo me queste sono le chiappe, poi dite voi. 1, 2. Uno e due, cioè andiamo a farmi con te la stessa cosa. Andiamo a rimettere il blocco sempre nello stesso modo, cioè così, soltanto sotto.
Il nostro robot è quasi finito, perché quasi. Adesso questo lo sto per fare, è solo per abbellire. Perché tanto il funzionamento è questo. Allora, andiamo a mettere un quadro qua e un quadro qua. Le Ender Pearl, per questo basta ammazzare, mi pare. Come si chiama là? Le Enderman. Fagli mettere un altro quadro qua. Adesso aspettate che mi tocca cercare un attimo. SPA, basta mezzo, ok, sì. Ovviamente la spada, qualsiasi spada. Ora mi sono messa in diamante così per essere più figura. Ovviamente possiamo anche cambiare la posizione. Io la lascio così. Dopo due, beh, alla fine basterà riempirlo, poi ci potete mettere qualsiasi cosa all'interno, ora ci mette il fuoco. Ok, non si chiama fuoco, lo dico subito, però io scrivo fuoco e alla fine per sbaglio dico, ecco, ho anche sbagliato ragazzi, perché si chiama fuoco, però le avrei dovute prendere due, poi le potete più quando mi pare, cioè, sia di qua che di qua, messo, io, per sbaglio ne ho preso uno, però vabbè, fa niente. Per queste cose ci servono però la spada e le Ender Pearl, solo per decorarlo, sennò non vi servono. Spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare, se no, se non è abbastanza chiaro, scrivetelo sotto nei commenti. Sì, e io rifarò l'altra volta il video e cancellerò quello vecchio, naturalmente, perché in caso non sono stato abbastanza chiaro. Ora, qui vi dico quella cosa che ho sbagliato prima. Col blocco di redstone lo dovete mettere qui, in questo lato dove c'è il... vabbè, lasciamolo là. Dove c'è questo pistone, tanto adesso apparirà, e fate uno, due e subito l'altro, cioè ora vedete che io ho sbagliato, per esempio, no? Cioè non ho sbagliato, nel senso prima ho sbagliato perché ho aspettato troppo, però dovete fare uno e due e poi subito l'altro, perché se fai troppo veloce li mettete subito insieme, tanto guardate come avanza, la potenza militare mi darà fuoco a tutto quanto, però vabbè. Vabbè, quindi quando avanza sembra che zoppica. Sì, sembra che zoppica però. Quando avanza come si fa il male di fuoco, come ci potete mettere il glitch. Comunque, se fare troppo veloce a mettere quei blocchi di redstone, tanto farà come io ho fatto prima. E se lo farete troppo in ritardo, sempre come ho fatto prima, cioè soltanto una gamba partirà. Dovete essere medici, cioè mettere un blocco, fate subito uno, due e mettete l'altro. Se no andrà un pochino male. Poi, allora, per fermarlo non si fermerà davanti a niente, però cioè nel senso, le palle le finirà, però davanti all'infinito finché appunto ne incontrerà qualcosa che lo bloccherà. Per esempio adesso si è bloccato perché ha incontrato un muro. Se lo potete bloccare o rompete la redstone che c'è sopra, oppure il muro davanti appunto. Vabbè ragazzi, quindi questo è stato come fare un robot. Sotto i commenti scrivetemi se sono stato abbastanza chiaro. Penso che funzioni soltanto per telefono. Non penso che funzioni anche per PS. Voi provateci per la PS, per il computer. Provateci comunque. Io l'ho fatto sulla Play e non mi ha funzionato. Provateci voi. Scrivete sotto i commenti se mi è anche riuscito. E nel prossimo video vi farò vedere subito, ve lo anticipo, come fare una macchina o un aereo. Come vi ho detto anche nel precedente video, sempre su Minecraft. O se preferite, ditemi voi se volete il video di Granny, che c'è stato l'aggiornamento, chissà che cosa ci avranno messo. Lo scopriremo insieme. Il video di oggi è comunque. Se vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!